Quindi Dante chiede a Virgilio che cos'è che sente, chi è questa gente che pare sopraffatta, schiacciata dal dolore. Ed ecco che Virgilio li presenta. Ed elli a me, questo misero modo, tegno l'anima triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Questa è un'espressione famosissima, diventata proverbiale. Mischiata sono a quel cattivo coro degli angeli che non fur ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Di chi si tratta quindi? Questo è il canto famosissimo dedicato agli ignavi. Chi sono gli ignavi? Che il vostro libro vi indica anche come pusillanimi, coloro che in vita non hanno mai preso una posizione, che non hanno mai avuto il coraggio di prendere una posizione. Come vedremo tra qualche istante, però, questo non prendere una posizione non è solo dovuto alla mancanza di coraggio, ma in qualche modo potremmo dire è anche dovuto all'opportunismo. Dice quindi Virgilio, questo miserabile modo, come vedremo tra qualche istante, questo essere proprio ignavi, questo non prendere mai posizione è una cosa spregevole. Risulta spregevole a Dante, ma risulta spregevole sia a Dio, sia agli altri dannati e quindi al diavolo. Tengono le anime tristi, triste qui è più forte di triste, proprio misere, di coloro che vissero senza infamia e senza lode, cioè né guadagnando motivi per essere, diciamo così, vituperati, ma non facendo neanche nulla per essere lodati, cioè in altre parole di coloro che vissero senza fare né bene e né male. Mischiate sono a quel cattivo coro, quindi a quella schiera di angeli vili, degli angeli che non furono né ribelli a Dio né gli furono fedeli, ma furono per sé, fecero parte a sé, ok? Quindi a che cosa si sta facendo riferimento? Si sta facendo riferimento all'episodio che noi abbiamo citato anche quando abbiamo parlato, no? Della formazione proprio dell'inferno, quando cioè Lucifero si ribellò a Dio e venne proprio scaraventato sulla terra dove creò la voragine infernale. Ecco, in quell'occasione, quest'angelo bellissimo, Lucifero, forse già ve l'ho detto e lo ripeto, viene da Fero, Fers, vuol dire portatore di luce, era l'angelo più bello di tutti, per invidia, per gelosia, si ribellò a Dio. Alcuni altri angeli passarono dalla sua parte, diventando poi dei demoni. Ecco, altri angeli rimasero fedeli a Dio. Ci furono però degli angeli che non si schierarono né dalla parte del bene né dalla parte del male, fuoro, dice Dante, per sé. Pensarono solo a quello che secondo loro era il loro tornaconto, cioè il non prendere una posizione per ignavia, appunto. Ed ecco che hanno la pena più crudele di tutti. Vediamo perché. Insieme appunto agli uomini che sono stati ignavi. Li cacciano i cieli, caccianli i cieli per non essere ben belli. Quindi li hanno cacciati, li hanno respinti ugualmente i cieli, il cielo, per non apparire meno belli, per non rovinarsi, ma non li riceve neanche il profondo inferno, neanche l'inferno vero e proprio, perché i dannati non trarrebbero alcuna gloria dall'accompagnarsi con elli. Alla base di questi versi danteschi c'è probabilmente un richiamo al terzo libro dell'Apocalisse, in cui l'Apocalisse, sapete che è l'ultimo libro delle sacre scritture della Bibbia, in cui si legge: o se tu fossi almeno caldo, o se tu fossi almeno freddo, ma poiché non sei né caldo né freddo, ti vomiterò dalla mia stessa bocca. Ecco, un'espressione forte presa dalle sacre scritture che qui viene declinata, ripresa appunto anche da Dante. Questi ignavi sono i tiepidi, coloro che non sono stati in vita né caldi e né freddi, né buoni né cattivi. Tra qualche istante vedremo che Dante utilizzerà un'espressione molto forte: sono coloro che non sono mai stati vivi. In che senso non sono mai stati vivi? Nel senso che chi non prende una posizione, chi non agisce, è come se fosse nato morto, è come se non avesse mai vissuto. E siccome sono così degli insignificanti, anche degli opportunisti, degli ignavi, dei pusillanimi, degli uomini che non hanno coraggio,
sono ugualmente disprezzati sia dagli angeli sia dai demoni, sia dal bene sia dal male. Ed io, maestro, che è tanto greve allor che lamentarli fa sì forte? Risposi, dicerolti molto breve, questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Anche qua un'espressione famosissima, divenuta appunto proverbiale. Vedete come la Divina Commedia è proprio un tesoro di espressioni che ancora oggi utilizziamo e magari non sappiamo da dove provengono. Quindi dice qui prima Dante, maestro, che cosa c'è di tanto greve? Che bella questa parola, si può utilizzare ancora oggi per dire pesante, insopportabile. Che cosa per loro è così pesante, così insopportabile che li fa lamentare così forte, sì forte? E gli risponde Virgilio, te lo dico in poche parole, in quattro parole. Questi non hanno speranza di morire, perché sono già morti. Il loro tormento non può avere fine, è eterno. In realtà, richiamandomi a quello che vedremo tra qualche istante, non hanno neanche speranza di morte, non sono mai morti perché in realtà non sono manco mai vissuti, sarebbe come dire, no? E la loro vita cieca, perché cieca? È ovviamente un'espressione metaforica, vabbè, qui è cieca anche nel senso sono al buio e non vedono niente, ma la loro stessa vita sulla terra è stata cieca, nel senso che non sono stati in grado di distinguere il bene dal male, non hanno mai vissuto, come vedremo appunto un po' più avanti. Quindi è tanto bassa, talmente spregevole, talmente schifosa, che sono proprio invidiosi di qualsiasi altra forte. Di qualsiasi altra sorte, preferirebbero a questo punto persino essere proprio tra i dannati veri e propri. Non sono in realtà nell'inferno vero e proprio. Qui non siamo nell'inferno, siamo nell'antinferno perché l'inferno vero e proprio, i cerchi veri e propri dell'inferno, non hanno spazio per queste anime miserabili. Il mondo non ha lasciato testimonianze di loro, fama di loro, il mondo esser non lassa, perché sono stati degli insignificanti, non hanno fatto niente, né nel bene né nel male, quindi sulla terra non hanno lasciato traccia, non sono stati in grado di incidere, di lasciare niente, nessuno si ricorda più di loro, né in positivo né in negativo. E questo dovete sapere che per i dannati è un destino, è qualcosa di tremendo. Più volte incontreremo dei dannati che sollecitano il loro ricordo sulla terra, che cercano in qualche modo ancora un contatto con la terra. Poi nel purgatorio addirittura vedremo le anime più volte sollecitare Dante affinché porti il loro ricordo ancora sulla terra, rinfreschi il loro ricordo, perché vedremo le preghiere di coloro che sono ancora vivi sono fondamentali per accelerare proprio il passaggio nel purgatorio. Questi uomini, che adesso sono anime, che come vedremo tra qualche istante non sono stati mai vivi, ecco, sulla terra non hanno lasciato niente, non si ricorda niente di loro, e anche Virgilio è sprezzante, dice non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Quindi non ci mettiamo a perdere tempo a parlare di loro, ma guarda appena vedi come sono e passa, passa oltre, andiamo oltre, non perdiamo tempo con questi esseri tanto spregevoli, tanto insignificanti. E io quindi che guardai meglio. Dante adesso si è abituato all'oscurità, quindi dopo le impressioni uditive ci sono anche impressioni visive, quindi può vedere. Vidi un'insegna che girando correa tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E sì, dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta ne avesse disfatta. Allora, Dante guarda e vede una bandiera, un'insegna che correva girando così velocemente che d'ogni posa mi pareva indegna, che mi pareva incapace di fermarsi un attimo, di qualsiasi proprio, come posso dire, sì, di qualsiasi blocco, ecco. E
E qui dobbiamo introdurre il concetto di pena nell'inferno. Nell'inferno, non mi ricordo se nell'introduzione alla commedia l'abbiamo già detto, i dannati sono puniti secondo la legge del contrappasso, che può essere per contrasto o per analogia. Cioè la punizione infernale, quando si tratta di analogia, riproduce, ovviamente in forma, diciamo così, simbolica, allegorica, ecco meglio. Il peccato che hanno commesso sulla terra, per esempio, i lussuriosi che sulla terra sono stati travolti dalla tempesta della passione, ecco, li troveremo nell'inferno travolti da una terribile tempesta infernale. E questo è un esempio di legge di contrappasso per analogia, ma la legge del contrappasso può essere anche per contrasto. Gli ignavi che non hanno mai preso parte, che non hanno mai preso una posizione, che non si sono mai schierati né dalla parte del bene né dalla parte del male, adesso sono costretti a inseguire un'insegna, ok? Quindi è un esempio di contrappasso per contrasto. E dice, qui viene fuori anche l'ironia di Dante, dietro di essa c'era una fila di dannati talmente lunga, sì lunga tratta, che io non avrei mai creduto che la morte ne avesse presi così tanti. Sarebbe come a dire, non avrei mai pensato che esistessero sulla terra tanti dannati. Poscia che io ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Dopo che io ebbi riconosciuto qualcuno, tra loro riconobbi chi? Colui che per viltate fece il gran rifiuto. Che è colui che per viltate fece il gran rifiuto, è Celestino V, cioè il pontefice che per così perché non fu in grado di resistere alle pressioni dell'aristocrazia romana, a un certo punto decise di abdicare, un gesto senza precedenti perché la storia non ci consegna, vabbè, a parte in tempi recenti il nostro amato Papa Benedetto, ma non c'erano mai stati dei pontefici che avevano abdicato, avevano rinunciato al sogno imperiale. Lo aveva fatto per primo Celestino V e Dante lo stigmatizza. Stigmatizza questo gesto, lo considera proprio un esempio di ignavia, perché Celestino V rinuncia al proprio incarico, l'incarico più prestigioso a cui si possa aspirare, quindi in qualche modo rendendolo meno sacro, mortificando questo incarico per viltà, perché è incapace di prendere una posizione, perché è incapace di portare a termine il suo compito. E vi vorrei anche ricordare che in storia, dico, me lo ricordo perché penso in storia l'abbiate già fatto, che l'abdicazione di Celestino V, che in realtà si chiamava insomma Pietro da Morrone, avrebbe portato al soglio pontificio il nemico di Dante, cioè Papa Bonifacio VIII. E anche quindi per questo il comportamento di Celestino V viene così fortemente stigmatizzato. Incontamente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi a Dio spiacenti e nemici suoi. Quindi capì immediatamente, guardate com'è forte l'espressione di Dante, proprio vedendo il Papa Celestino V, finora non aveva ben capito di che tipo di peccatori si trattasse, quando vede Celestino V dice subito capì e fui certo che questa era la schiera di cattivi, di malvagi, che erano sgraditi sia a Dio sia ai suoi nemici. Cioè dice in sostanza capì immediatamente che si trattava degli ignavi, dei vigliacchi.